Ci siamo. Siamo al terzo video sul TOF, il TOF che c'è stato a Parma, e è martedì 19 febbraio. E perché il terzo va online, lo vedete, a partire da questa data? Perché è importante. Perché oggi è il primo giorno del Caravan Motor and Camping Show che si tiene ogni anno a Birmingham, che è una delle due fiere di primavera più importanti che ci sono in Europa, ovvero CMT di Stoccarda e Fiera di Birmingham, le quali a loro modo rappresentano due punti focali, due punti importanti: la Fiera di Stoccarda, perché è quella che fa il maggior numero di visitatori in assoluto; la Fiera di Birmingham, perché si svolge su 5 giorni anziché sui 9 della Fiera di Stoccarda, però come media giornaliera è quella che ha più visitatori in assoluto. Quindi vuol dire che queste due formule possono rappresentare qualcosa di importante per noi, e lo rappresentano, perché se nei primi due video abbiamo detto quali sono gli errori che hanno impedito che la fiera avesse un successo, adesso questo è un video propositivo, cioè spieghiamo, ci mettiamo là, cioè, e spieghiamo come si fa a trasformare la fiera in un evento. Ricordiamoci che in Italia si deve avere una fiera di primavera importante, rilevante, che rispetti tutti i crismi delle altre, non che si faccia in testa propria, e una fiera del genere tranquillamente alla prima edizione i suoi 150-160 mila visitatori li può avere, anche perché in passato è accaduto, quindi vuol dire nulla di strano, non ci inventiamo niente di... Allora, vediamo di capire che cosa succede. Succede questo, che dobbiamo studiare le chiavi di volta. Che cosa succede? Che cosa rende le 23 fiere in tre continenti veramente importanti? Abbiamo parlato degli errori nei primi video, ma se vogliamo essere propositivi, notiamo che tutte hanno una unica linea continua, hanno un filo rosso, una linea che le contraddistingue, che si chiama cross-selling. Il cross-selling lo vediamo tutti i giorni. Facciamo un esempio: è stagione di asparagi, per mercati ci sono gli asparagi con accanto le uova. Se metti le uova accanto agli asparagi, le uova le vendi 5 volte di più del normale. Perché? Perché uno passa e dice: ah, ecco cosa c'è, stasera non so che cosa fare, facciamoci asparagi e uova. Cioè, fornisci un suggerimento, metti le due componenti assieme. Radio Shack negli Stati Uniti è l'unico finora al mondo che abbia capito come si vendono i phon, gli asciugacapelli, cosa di cui io non so neanche di cosa stiamo parlando, perché è l'unico in assoluto che prende i phon, gli asciugacapelli, e li mette vicini agli shampoo. Perché se tu il phon lo metti nel reparto dei phon, lo shampoo nel reparto del shampoo, uno dei phon compra quello che costa di meno. Ma se tu me lo metti accanto agli shampoo e vedi quanto costano al litro gli shampoo del phon, compri quello migliore. Perché, cioè, quando vedi quanto costano al litro uno shampoo, ti metti le mani nei capelli, per chi ce li ha ovviamente. Quindi il cross-selling è importante. L'IKEA ha vinto col cross-selling, non ha vinto col mobiletto impacchettato che te lo porti a casa e cerchi di montarlo. Quello è arrivato dopo. Il primo successo di IKEA è stato proprio il cross-selling, quando tutti vendono i mobili con i divani da una parte, letti dall'altra, cucina dall'altra. IKEA no, ha fatto le stanze, gli ambienti in cui c'era il letto col materasso, col cuscino sopra, con il tavolino accanto, con la bajour, con la libreria, la finestra, la tenda. Cioè, danno delle idee, danno ispirazione. Oggi la gente quello che vuole da queste fiere è il messaggio che ci giunge da 23 fiere in tre continenti, è quello: fiera di primavera, cross-selling. Questo cosa quindi vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, alla fiera di Birmingham troviamo personaggi così, niente di che, eh? Oggi alle 10:30 stamattina c'era Jill Waterberg. Come dici? Checkus è un personaggio nel mondo dell'economia, tipo il nostro Oscar Giannino, per dire. Ciao Oscar. E cosa succede? Che lo hanno invitato, e stamattina ai visitatori lì presenti spiegava, dal punto di vista economico, quindi numeri alla mano, perché è conveniente economicamente fare le vacanze con la roulotte, col camper, in campeggio, piuttosto che con altri sistemi. Ma andiamo oltre. C'è una casa automobilistica che io adoro, australiana, la Holden. C'è la Holden Torana, che vabbè. E c'è un personaggio del mondo dell'alimentazione che ha quel cognome lì, per cui mi è già simpatico a prescindere, che è Richard Holden. Chi è Richard Holden? Richard Holden è il massimo esperto, il guru mondiale nella cucina col barbecue. Avete presente? Birmingham c'è Richard Holden che spiegherà, e non una volta, più giorni, quindi costa anche, cioè l'organizzatore ci mette lì la pila, va lì più giorni e spiega come si cucina il barbecue, il segreto di fare il pesce,
come si fa, che uno dice tanto io lo so fare, poi però quando lo ascolti dice però si capisce che quello è il numero uno e io no, e cose del genere, perché c'è anche una psichiatra di fama internazionale che spiegherà perché fare turismo in campeggio con un veicolo ricreazionale fa bene al cervello, oppure il fatto che ogni anno c'è una casa automobilistica con la pista che presenta le sue auto con le ruote fornite ogni anno a rotazione da un costruttore diverso, in cui si può provare. Conosco un sacco di gente che diceva io l'auto e la caravan pensavo fosse una cosa strana, invece ho provato a guidarla, ma è una sciocchezza. Così come è inutile che mi presenti, faccio l'esempio a Parma, padiglione 5 ci sono i furgonati, i portabiciclette al padiglione 2. No, scusa, non torna. Abbiamo detto fiera di primavera, cross selling, mi metti il furgonato con il portabiciclette e con sopra la bicicletta. Così funziona. Allora, questo ha senso, questo ha una logica, questo significa ho visto, ho analizzato le fiere di primavera che ci sono in Europa e nel resto del mondo, ho capito come funziona. Tanto, voglio dire, basta anche distrattamente andare sul sito e vederne una per capire come girano. E basta solo avere uno, non dico proprio che di marketing ne sappia, però anche solo che ne capisce qualcosa e capisce subito che quello è cross-selling. E quindi non è che ci vuole sta scienza, è una cosa bella veloce. Quindi il cross-selling ti permette di avere lì, faccio un esempio, l'azienda che vende le verande a pali gonfiabili, abbiamo visto, no? Lo stand della Sunrise, quindi la Narbona Sessuar, padiglione 2, e le ruote e i camper a padiglione 5. E no, Nani, è l'oggetto del momento, è l'accessorio più desiderato, più venduto in assoluto. Amore, mettimela lì, fai in modo che ci siano, che si possano esporre, l'organizzatore deve fare da tramite, mettere in contatto chi vende i veicoli ricreazionali con chi vende gli accessori in maniera tale che possano organizzare uno stand col cross selling, magari anche con marche diverse, così uno ne può vedere anche di più. Ma allora ha un senso, perché io la vedo montata su un veicolo. È questo che fa la fiera di primavera. La fiera d'inverno è un'altra cosa, ha un'altra logica. Ci sono già state fiere di primavera in Italia che hanno fatto le loro centinaia di migliaia di visitatori. Accontentarsi delle poche migliaia, ma non ha senso, cioè non si fa una fiera di mie per quattro cose. Ma la cosa divertente è che sapete il cross-selling, il più grande testimone di che ci vuole il cross-selling, sapete chi è? L'organizzatore del TOF. Perché vi faccio vedere adesso nel padiglione del golf che cosa ha fatto. E se non è cross-selling questo, ditemi voi che cos'è. Qui siamo nel padiglione dedicato al golf e qui ha un senso, qui la fiera prende senso. Qui c'è una logica, ovvero uno trova le mazze, trova le palline, trova quello che serve e poi le prova anche. Cioè non solo il proporre il prodotto ma anche il suo utilizzo. Qui la fiera ha fatto bingo. Visto? Quindi, cioè, è la stessa organizzazione della Fiera di Parma che ci dice bisogna fare cross-selling. Ecco, poi ovviamente cross-selling va fatto su prodotti omologhi, perché sappiamo anche che ci sono dei settori antitetici, ovvero dei settori che non portano linfa, ma la drenano. Faccio un esempio, le biciclette, mi devi portare delle biciclette che si possono utilizzare, mi devi portare degli enti che hanno le piste ciclabili. Oggi come oggi, giusto durante la fiera, ad esempio, si parlava dei tratturi. Allora, c'è una pista di tratturi che va dall'Abruzzo in Puglia, che è stata trasformata in pista ciclabile. Perché non parlare di quello, per esempio? Perché non portarli? L'abbiamo usato come esempio per far capire che quando si vuole le cose le si sanno. Ma il golf è antitetico, è come la crociera, è come altre cose. Mi si dirà, ma ci mette di stoccarda, c'è dentro un po' di tutto. Benissimo, e allora mica dentro un po' di tutto. Ma finché non ci mettiamo dentro un po' di tutto, finché dobbiamo puntare su di noi, questo è quanto. Quindi noi garantiamo, al di là di ogni ragionevole dubbio, che puntando sul cross-selling, più altre due cose, puntando sul cross-selling, si riesce a
funzionare. Lo garantiamo, ci mettiamo la faccia, i numeri di 23 fiere in 3 continenti ci dicono che è così. I numeri del TOF di Parma ci dicono che è come diciamo noi. Quindi, vogliamo fare una fiera vera? Grossa? Importante? Bene, mettiamoci a lavorare, poche sciocchezze, togliamo gli errori che sono stati fatti, puntiamo belli dritti e vedrete che una fiera vera, seria, grossa e importante si può, si deve e ci si riesce a fare.